Ciao Mister, buongiorno. Ne mancano 6 alla fine, per le altre addirittura 5. Ti chiedo se è ancora presto per parlare di traguardo, di obiettivi di ultima curva, o se invece si inizia un po' a vederla questa Serie A e anche magari lo spogliatoio. Anche tu inizi, insomma, già a sentire quel friccico dentro la pancia. Sì, capisco la domanda e potrebbe venire, ecco, il dubbio su questo, però noi abbiamo ragionato sempre partita per partita e così continueremo a fare, sapendo benissimo che più se ne giocano e me ne mancano. Però sappiamo, insomma, che la partita che giocheremo domani è la più importante perché è la più vicina, poi ce ne saranno altre da giocare. E ora siamo concentrati solo su questa. Abbiamo, ripeto, sempre ragionato così e non vedo perché dovremmo magari cambiare modo di ragionare. Poi dopo sappiamo tutti che insomma si possono fare dei conti, però è troppo presto per farli, è troppo presto. Pensiamo al nostro cammino, domani abbiamo Brescia davanti, è una squadra che ha delle armi per batterci, dovremmo essere bravi a limitarli e metterli in difficoltà, ecco. Ti chiedo, mister, se tra le difficoltà della partita di domani, oltre al fatto comunque di avere davanti una squadra come Brescia che è forte, c'è anche questa condizione che purtroppo non dipende da voi, però di aver giocato comunque martedì scorso contro la Cremonese, di avere un'altra partita martedì prossimo, è una difficoltà in più, ti mette un po' in difficoltà anche nelle scelte, questa cosa qui? No, non credo che sia una difficoltà, anche perché a questo punto non è solo la condizione fisica che conta, è quello che mettiamo in ogni partita, altrimenti non si spiega il secondo tempo dove fisicamente sembrava stessimo meglio del primo, realmente è quello che fa in campo, se ti riconosci, se riesci a giocare ad essere pericoloso e ad oggi insomma noi abbiamo una buona condizione, non sono le partite ravvicinate, non sono le partite che dovremo ancora giocare, non è lo stop forzato precedente che condizionerà la partita di domani. La partita di domani sarà condizionata dalla nostra prestazione e dalla prestazione del Brescia. E quindi è solo quello che determinerà il risultato e l'andamento della partita. Ciao mister, mi sembra sempre di fare la stessa domanda, però il Brescia domani è l'ennesimo avversario in salute che trova l'Empoli. Che partita ti aspetti e soprattutto che avversario ti aspetti? Difficile, difficile perché come tutte le partite in questo campionato di scontato non c'è niente, ma ormai in tutte le categorie a questo punto del campionato non ci sono avversari facili o avversari magari più in salute o meno. Sicuramente il Brescia viene da un trend positivo, hanno trovato un'organizzazione corale e nell'organizzazione corale ci sono delle individualità importanti, tanti giocatori della Rosa del Brescia l'anno scorso giocavano in Serie A. E quindi è un avversario che rispettiamo molto, è un avversario che sappiamo avere un valore importante, che forse la classifica non rende giustizia al valore che hanno, però stanno venendo fuori bene. Speriamo, ecco, domani, come dicevo, di riuscire a contenerli perché sappiamo che hanno le armi per metterci in difficoltà, ma allo stesso tempo noi abbiamo le nostre armi per far sì che si possa giocare una partita per ottenere un risultato positivo contro il Brescia. In questo momento è più complicato affrontare il Brescia o la Cremonese? Ma il Brescia, mi viene da dire, perché la Cremonese l'abbiamo già affrontata, quindi è così, insomma, ecco, non vorrei parlare della partita precedente, solo perché l'abbiamo già affrontata e superata e siamo già focalizzati a quella di domani. Come dicevo, è un avversario difficile, un avversario tosto, giocatori di qualità, tanti giocatori bravi individualmente, ora sono anche squadra. Però, insomma, ora io parlo spesso, sparlo tanto degli avversari e li rispettiamo, fermo restando che noi siamo concentrati su quello che vogliamo far noi e quello che possiamo fare, fermo restando che poi tutte le partite le avversarie hanno le armi e creano le occasioni per poter far gol. Dovremmo essere bravi a limitare le occasioni loro e a crearne maggiormente possibile noi. Alla vigilia, mister, del rientro in campo dopo lo stop forzato, insomma, per le cause del Covid, c'era la curiosità di capire come stesse la squadra. Insomma, la squadra sta bene, mi piacerebbe spendere due parole per il tuo staff, che secondo me sta fatto un lavoro eccezionale durante l'anno, perché la forma atletica che
che oggi palesa la squadra è invidiabile, insomma, la invidiano tutti, e per come l'Empoli ha speso e si è speso nell'inizio della stagione, poteva non essere, insomma, scontato arrivare in queste condizioni alla fine dell'anno. Quindi mi piacerebbe un giudizio su questo. E poi ti chiedo su Parisi, che 3 gare che non gioca, tutto ok, scelta soltanto tecnica perché terzo ci sta meglio? Sì, sul lavoro di squadra è un lavoro corale di tutti, nel senso, certo che ci sono tanti meriti. Poi vengo io a parlare perché sono allenatore, perché è giusto che mi prenda delle responsabilità, però dietro di me c'è un gruppo molto, molto numeroso e molto coeso. Ovviamente i risultati ci aiutano, ma l'entusiasmo che c'è lo si sta alimentando dal primo giorno. Merito è del gruppo, della squadra, dei più grandi, dello staff tantissimo. Dello staff dirigenziale, del direttore, di tutti, del presidente. Ad oggi siamo coesi, noi lavoriamo perché lo possiamo essere anche domani, a prescindere dal risultato dobbiamo esserlo fino alla fine. Più siamo coesi e più poi emergeranno le qualità individuali, e in questo gruppo le qualità individuali le hanno in tante, non le hanno solo i giocatori, ma ci sono anche nello staff che mi supporta e mi sopporta, ecco, quello sicuramente. Per quanto riguarda Parisi, è stata solo una scelta per le partite che dovevamo giocare, per la condizione di Terzic. Sono 2 giocatori con caratteristiche diverse che ricoprono entrambi benissimo il ruolo e l'hanno interpretato bene quando hanno giocato. Tante volte ho preferito Alexa, da un certo punto del campionato ho preferito Fabiano e ultimamente ha giocato un pochino di più Alexa, però realmente sia l'uno che l'altro hanno sempre fatto bene, hanno dato il loro contributo. È difficile per me trovare un titolare nella squadra, e anche a sinistra non c'è un vero e proprio titolare, sono entrambi bravi e sicuramente Fabiano, non so se già domani, ma sicuramente da qui alla fine troverà il suo spazio e farà bene. Se avete sentito in questi giorni le parole di Adani, che ha detto, ha fatto complimenti all'Empoli, che ti puoi toccare, ha detto l'Empoli andrà tranquillamente in Serie A e gioca un calcio quasi, quasi ingiocabile, è un aggettivo particolare, no? Un complimento che ti ha fatto in particolar modo a te. Ti chiedo se, insomma, ti fa piacere anche da parte, insomma, di uno che è stato un grande giocatore, un opinionista, ora, se ti fa piacere. Ma assolutamente non può non far piacere, lo ringrazio, non lo conosco, magari poi ci sarà l'occasione, me lo auguro, nel senso, io sono molto focalizzato, siamo tutti focalizzati sulla squadra, su quello che riusciremo a dare domani e se riusciremo a dare continuità, perché quello stiamo cercando. È normale che poi dopo, se si uniscono i risultati alle prestazioni, per me, per quanto mi riguarda, se si uniscono le prestazioni ai risultati, è normale che magari si possa cogliere magari i consensi, raccogliere dei consensi esterni, in questo caso di un ex giocatore forte, un commentatore, insomma, capace e preparato, però insomma non è questo che mi fa adagiare o fa pensare che siamo arrivati, non siamo per niente arrivati, abbiamo ancora tante partite davanti, la partita di domani è un grandissimo ostacolo, ecco. Io ti chiedo una cosa un po' particolare, perché almeno dal mio punto di vista, durante il periodo in cui il coronavirus è entrato nello spogliatoio dell'Empoli, si è avvertito di più forse il calore dei tifosi, sempre a distanza. L'esempio più importante è stato il cartello che è stato messo qui allo stadio. Volevo sapere se anche all'interno del gruppo e anche da parte tua c'è stata questa sensazione, ovvero di una città che in questo momento si sta stringendo davvero intorno alla squadra, con i limiti anti-Covid consentiti, ovviamente. Ma diciamo che io paleso, insomma, sento che c'è affetto intorno alla squadra. Realmente è difficile per la gente dimostrarlo, perché ci sono tante privazioni. Quando usciamo dallo stadio c'è il coprifuoco, non si può star fuori, bisogna avere una giustificazione per stare in giro. Quindi anche dopo le partite lo stadio è deserto, anche all'esterno. Quindi mi viene da dire, merito alla città di Empoli che rispetta le regole. E poi sappiamo che dal televisore, che col cuore, insomma, con l'affetto ci sono vicini e sì, lo sentiamo assolutamente, ci piacerebbe sentirlo di più, però sappiamo benissimo che ad oggi è così e sarà così fino alla fine, però insomma ci auguriamo di poter continuare, ecco, a renderli orgogliosi di noi.